Allora, io sono nato a Napoli, a Rio in Amicizia, un quartiere dove non ci sono leggi. Le uniche leggi sono fatte da noi. Che legge c'è? L'omertà. L'omertà è il saper guadagnare i soldi facili. Tu dicevi che in quel quartiere si deve scegliere. In quel quartiere si deve scegliere o sei io lupo o sei capra. Dunque, purtroppo è la legge della sopravvivenza. Quella del più forte. Quella che vince il più forte. Tu da che famiglia provieni? Allora, io provengo da una famiglia di operai. Mio padre operai e mia mamma casalinga. Salvatore, i tuoi amici? I miei amici, chi ha preso la via della delinquenza e chi è purtroppo è stato ucciso. Ucciso perché? È stato sparato da... per un inseguimento. La mia infanzia non è stata, la nostra infanzia, anzi anche quella dei miei amici, non è stata molto facile, perché abbiamo vissuto guerre tra i clan. Infatti a casa nostra le televisioni non si guardavano né cartoni animati né film, ma soltanto sparatorie, telegiornali. Avendo genitori con fondamenta solide, quindi mi hanno trasmesso e insegnato l'educazione e il rispetto della legalità, ho deciso di seguire tutto ciò che mio padre ha insegnato, quindi essere una brava persona, lavorare, essere onesti, guadagnare soldi sudando. Quindi non guadagnando soldi facili. Però la notte non dormivi perché non avevi lavoro, non sapevi che fare. Cosa mi è capitato a me? Non lavorando, come ben sai, non lavorando non hai soldi. Non avendo soldi devi vedere come guadagnarti questi soldi. Quindi a me mi capitava che la notte mi mettevo nel letto e la testa mi frullava. Mi frullava perché? Per vedere come guadagnare. Quindi in questo caso, pensando e frullando, mi venivano anche pensieri non proprio buoni, non proprio belli. Una notte, mettendomi nel letto, feci una richiesta. Dissi: Dio, se proprio ci sei, non dico di darmi una fortuna, perlomeno dammi un punto d'inizio. E poco dopo incontrai un cooperatore, mi disse che in oratorio si stava organizzando una grande festa. Questo oratorio di Don Bosco che sta al Rione Amicizia. Sì, doveva provenire l'urna di Don Bosco. Quest'urna che sta girando ha girato in tutto il mondo. Io all'inizio dissi sì, vabbè, tre pensieri e Don Bosco quattro. E invece poi, convincendomi... Ci provai, dissi là, fammi provare, fammi vedere, comunque alla fine del pomeriggio non faccio nulla, perché non stare in oratorio. Grazie a questo salesiano sono riuscito a prendermi una qualifica di cuoco. Hai fatto un corso, sì. Ti hanno avviato ad un corso. È un corso di qualifica ad un centro, chiamato Le Ali. E quindi oggi sei a tutti gli effetti? A tutti gli effetti un cuoco. Sulla base di questa qualifica, di questa professione che hai intrapreso, hai un sogno? Il mio sogno è quello di aprirmi una piccola trattoria, quindi di riscoprire tutte le antiche, l'antica tradizione della cucina napoletana. Tu addirittura sei in trattative importanti per poter cercare... Per adesso sono in trattative che vorrei tenermele ancora segrete per scaramanzia. Se queste trattative andassero a buon fine, mi sentirei in parte realizzato, perché sarei il riscatto di quelle persone che non ce l'hanno fatta. Come si dice, un diamante uscito dal fango.